Ci troviamo in Tanca de las Peras, una zona abitata da circa 40 famiglie che hanno un problema di viabilità più che altro. Franco Pedrini. Niente, io voglio comunicare a questa amministrazione, l'ho comunicata tre volte, sono protocollate tutte le mie richieste, che qua ormai non ce la facciamo più. Non ce la facciamo più ad arrivare neanche a casa. Paghiamo giustamente l'IMU, l'ICI, i diritti che dobbiamo pagare il comune, ci sono i numeri di case fatte, il numero civico del comune, qua non si arriva più. Il grosso problema è che qua ci abitano donne, bambini, anziani, disabili che hanno bisogno di avere 24 ore su 24 ore il problema di avere persone che li accompagnino. Qua non può arrivare un'ambulanza, non può arrivare nessuno. L'abbiamo comunicato diverse volte, ci sono i fogli protocollati in comune. Tra l'altro voglio dire anche una cosa che io ho fatto presente alla vecchia amministrazione e a questa amministrazione, protocollato, che ci sono due aziende agricole, perché qua siamo in terreno regionale, una parte in terreno regionale, dove c'erano i fondi al 90% a fondo perduto, bastava che l'amministrazione chiedesse i soldi, il 90% a fondo perduto. Qua non si può più camminare. Signor Pasqualino Macciò, qui abbiamo una lettera che è stata recapitata dall'azienda FADA. Che cosa dice questa lettera? Allora, in questa lettera si lamentano perché la macchina del trasporto latte non può andare più nelle aziende a raccogliere il latte e di conseguenza hanno sospeso il servizio, e questi si lamentano che devono uscire con la macchina loro a trasportare latte. Ecco, noi siamo 40 anni che facciamo questa strada e nessuno ci ha mai dato una mano. Noi vogliamo soltanto, se il comune ci darebbe i mezzi oppure di aiutarci nel materiale, tutto il resto lo facciamo noi come abbiamo fatto a spese nostre. Grazie. E dovete dirlo voi che noi paghiamo le tasse al comune di Alessandria, certo. Non abbiamo nessun diritto, perché le tasse le paghiamo, l'ICI, paghiamo la Mondezza, paghiamo tutto. Oggi c'è delle IMU. L'IMU, vabbè, comunque paghiamo tutto e non abbiamo diritto a niente. D'accordo con Franco e con gli altri, da lunedì iniziamo a mettere un po' di pietre nei buchi per riempire. Basta. Cioè voi in qualche maniera state cercando di ovviare a questa situazione, riparare? Qualche buco l'abbiamo già tappato con le pietre. Una volta. Solo che abbiamo paura dalla forestale, perché ci dice pure cosa la forestale. Non ci consentono a tappare i buchi per poter transitare un po' con le macchine. Quello che desideriamo è che queste strade diventino un po' trafficabili e non essere mulattiere. E penso che nel 2013 che siamo deve essere un po' trafficabile come strada. Si fa di tutto, ci si spende l'anima dei soldi, ma non c'è nessuno che contribuisce d'altro. Siamo pochissime famiglie anche che vanno diretti al fatto. Per dire e fare ci sono molte, molte difficoltà per le persone che ci stanno. Dunque speriamo che vada in porto la cosa. Grazie. Noi siamo tutti gli anni che facciamo la strada, mio marito si impegna con un'altra signora, però adesso la strada è troppo malmessa, disastrata, ci vogliono tanti soldi, noi non ce la facciamo. E quindi per favore aiutateci. Io sono Salvatore, sono uno dei tanti che sono residenti qui a Tanca de las Peras e sono 8 anni che abito qui. E anche 8 anni che per mia disgrazia ho subito un grosso intervento e molti giorni sono in difficoltà a poter scendere al ghero per come è trasformata la strada, che tutti gli anni siamo costretti a farla quando l'inverno non si può camminare. Ho dovuto saltare molte volte le visite all'ospedale, che sono obbligato a farle. Vorrei che si mettessero la mano sulla coscienza questi che
di Alghero che sanno come abitiamo noi qui, non si fanno mai vedere e non ci hanno mai dato una mano per poter sistemare questa strada. Grazie. Tornando su questa strada, la prima legislatura di Marco Tedde sono stati stanziati circa 400-500 mila euro, dove ci sono ancora i segni dove sono venuti i geometri del comune per asfaltarla. Allora c'era, faccio nomi e cognomi tanto non ho problemi di dirlo, c'era assessore Angelo Caria e qua doveva essere asfaltata fino alla fine. Dopodiché non abbiamo più saputo niente, nessuno vuole asfaltare la strada, ma renderla almeno agibile.